Odiamo sentirci piccoli, non sopportiamo di essere umiliati o che ci venga ricordata la nostra irrilevanza. Ci sentiamo offesi e pieni di risentimento. Tuttavia, nel XVIII secolo, il filosofo anglo-irlandese Edmund Burke riteneva che esperienze del genere potessero essere piuttosto suggestive e molto interessanti. Per spiegare questo, egli formulò e illustrò il concetto di sublime in un bellissimo libro dal titolo Inchiesta filosofica sull'origine delle nostre idee del sublime e del bello, pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1757. Nell'uso moderno, sublime significa semplicemente molto, molto bello. Per esempio, questo vino è sublime, questo piatto di uova strapazzate al tartufo è davvero sublime. Ma a Burke non interessava questo. Un'esperienza sublime è certamente molto piacevole, ma lo è per un altro motivo, apparentemente assurdo. È piacevole perché ci fa sentire insignificanti. Per Burke sono sublimi tutte quelle situazioni in cui ci si sente piccoli, inferiori, un nulla. Prendiamo per esempio una tempesta. Il cielo nero è opprimente. Il vento è terribilmente potente. Alberi possenti vengono abbattuti. Ci sentiamo un nulla di fronte alla violenza della natura, ma questo aiuta a mettere le cose in prospettiva. In confronto a una tempesta, i piccoli problemi quotidiani sembrano meno significativi. Qualcosa di simile accade quando contempliamo una montagna enorme o osserviamo l'immensa landa ghiacciata della costa del Labrador dal finestrino di un Airbus A380.